Sicuramente c'è tanta amarezza perché perdere una partita così, dopo averla giocata al massimo, dando tutto in campo, fa male, però bisogna guardare subito in avanti, testa all'Udinese, partendo dal fatto consapevole di aver fatto una grande partita qui a Torino. Quello che ci dice il mister in questi primi giorni che è con noi, di non aver paura di nessuno, di fare il nostro gioco contro qualsiasi squadra in qualsiasi posto, e oggi penso sia visto, nonostante fossimo a Torino contro la Juve, abbiamo cercato in tutti i modi di mettere palla a terra e giocare per mettere in difficoltà campioni come la Juve. Il mio compagno ovviamente diceva che anche lui non riusciva a capire bene cosa era successo. Col direttore non ho parlato, ma queste sono cose che ormai c'è poco da fare. È stato preso il rosso, siamo stati comunque bravissimi noi anche in 10 a sorreggere gli attacchi della Juve, a cercare di ripartire, quindi anche questo è un punto di partenza. Nonostante fossimo in meno contro la Juve, abbiamo comunque cercato di imporre il nostro gioco e fatto bene. Non riesco a farti dei paragoni rispetto a prima, so solo che il mister ha le idee molto chiare, ha espresso più volte il suo punto di vista su come vuole affrontare le partite, e ci sta riuscendo nel migliore dei modi perché riesce a farti trasmettere anche a noi tutto quello che vuole lui, e noi siamo bravi a riportarlo in campo. Sicuramente dopo non ci sono tante occasioni come ci sono magari in altre partite, però io sono sereno, adesso sto pensando a fare il massimo per aiutare la squadra, e poi sono sicuro che i gol arriveranno, quindi io adesso penso a me. Sicuramente il gol è una cosa che fa piacere, ma sono sicuro che arriverà, e quindi aspettiamo.